Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 10 del Club della Scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il proprio pronostico, mentre chi non l'avrà indovinato sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante, Giovanni Licorato, aveva pronosticato Chievo-Verona-Milan over 1,5 ospite finito 1-2 vincente. Poi abbiamo Carlo Rizzi con Liverpool-Burnley over 3,5 finito 4-2 vincente. Giuseppe Fascilla, Chelsea-Wolverhampton 1 finito 1-1 perdente. Angelo Licorato con Frosinone-Torino 2 finito 1-2 vincente. Cosimo Di Riccaro con Fiorentina-Lazio XO-Gol 1-1 vincente. Giuseppe Liberti, Siviglia Real Sociedad 1, finita 5-2, vincente. Sampdoria Atalanta, gol, finita 1-2, vincente. Fabio Cudele, Bologna Cagliari 1, finito 2-0, vincente. Vincenzo Colucci, Valladolid Real Madrid 2, finito 1-4, vincente. Poi abbiamo Cosimo Colucci con Inter Spal 1-1,5, finito 2-0, vincente. Luigi Cafagna con Roma Empoli 1, che giocherà questa sera. Christian Fox con Legge Foggia 1 finito 1-0 vincente. Gianni Persa Sassuolo Napoli 2 finito 1-1 perdente. Vito Antonio Rizzi Southampton Tottenham X2 e over 1,5 finito 2-1 perdente. John Junior Arsenal Manchester United gol finito 2-0 perdente. Nicola Di Staso Leicester Fulham 1 finito 3-1 vincente. Johnny Pratz con Cosenza Brescia 1x e under 3,5 finito 2-3 perdente. Gianni Carbone con Rennes Cannes 1 finito 3-1 vincente. E infine Francesco Buono con Dijon Paris Saint Germain 2 over 2,5 che giocherà questa sera. Allora, le partite vincenti, i pronostici vincenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 più eventualmente Luigi Cafagna e Francesco Buono. Dunque, solo quelli che elencherò adesso, che sono Gianni Licorato, Carlo Rizzi, Angelo Licorato, Cosimo Di Riccaro, Giuseppe Liberti, Andrea Campese, Fabio Crudele, Vincenzo Colucci, Cosimo Colucci, Christian Fox, Di Staso Nicola, Gianni Carbone ed eventualmente se Roma Empoli finirà 1, dunque Luigi Cafagna, e se Dijon Paris Saint Germain finirà 2 over, Francesco Buono. Solo questi che ho elencato sotto questo video con un commento devono pronosticare due partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A Serie B con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 15 fino a lunedì 18 marzo. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle due partite entro domani, martedì 16 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 10. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!